Dunque, anche questa mattina la Romea era in forte congestione, infatti potete vedere un po' di foto, un po' di immagini, c'è stata questa mattina presto il recupero nella strada, quella che porta dall'incrocio di Codevigo verso Santa Margherita, era uscito di strada un tir, potete vedere le foto, e quindi hanno dovuto chiuderlo e probabilmente quello, quindi poi i cantieri che continuano a esserci, e voglio sempre sottolineare che se ANAS sta facendo i cantieri è un bene, non un male, e abbiamo già detto tante volte che questa è una mia opinione, non è una notizia, lo specifico, che piuttosto che arrivare poi che i ponti crollano, è meglio che facciano i cantieri. Questa, se non fanno altre soluzioni, non è perché quelli dell'ANAS dormono, non sono capaci, è perché evidentemente altre soluzioni non ce ne sono. Chi dice fate i lavori di notte, eccetera, eccetera, non sa quello che dice, perché i costi dei cantieri notturni sono maggiori del 30-40%. Siccome non mi sembra che tutte le strade siano perfettamente in ordine, evidentemente non bastano le risorse. Ecco. Poi questa mattina c'era anche veramente il traffico era quasi bloccato per quanto riguarda il tratto che va da Chioggia Sottomarina addirittura verso Cavanella. Era proprio rallentato, c'era proprio uno dei nostri follower ci ha cronometrato, ci ha messo oltre un quarto d'ora dall'incrocio dall'uscita di Sottomarina fino al Clodì, ci ha messo oltre un quarto d'ora. Poi la situazione per fortuna sotto mezzogiorno si è liberata. Ecco, voglio porvi all'attenzione, vedete dall'immagine l'incrocio di Brondolo. Ecco, potete vedere praticamente che c'è una coda di macchine che cercano da Brondolo di inserirsi nella Romea. Ecco, quel punto è pericolosissimo, in quanto sono 20 anni, lo dico sempre che sono vecchio, sono avanti con l'età, lo sapete, lo dico tante volte. Quando sono stato consigliere comunale oltre 20 anni fa, si parlava che quel punto doveva essere messo in sicurezza, chiuso, chiuso, e l'accesso doveva essere consentito solo a chi arriva dal ponte del Brenta e si inserisce, entra in Brondolo, e non il contrario. Ecco, quindi non dico altro, avrei delle opinioni a riguardo su chi parla di Romea, quattro corsie, ferrovie, elicotteri, eccetera, eccetera, però siccome è una mia opinione, qualcuno mi dice che do troppe opinioni, non le dico, vi faccio vedere solo le riprese di quello che sta succedendo questa mattina e se è il caso che quel punto continua a rimanere lì. Non parliamo di Romea, quattro corsie. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.